Buongiorno, stamattina mi dedico a due note, il Si 4 e a seguire il Do 5, quindi Si di quarta ottava e mezzotono a salire il Do 5. Allora, per quanto riguarda la nota Si 4, dobbiamo, come le note che ho visto, diciamo, che vi ho fatto vedere nei video precedenti, e mi sono dimenticato di dire che oltre alla diteggiatura della parte, diciamo, anteriore dell'oboe, bisogna considerare anche il retro dell'oboe, nel quale noi troviamo, oltre che, diciamo, il sostegno per il pollice per sicurezza, troviamo queste due leve, va bene, questa più in basso, più tondeggiante, e questa più in alto, più lunga, va bene. Al momento chiamiamole portavoce numero 1 e portavoce numero 2. Nei video precedenti avrei dovuto dire, e non l'ho detto, e quindi diciamo è una correzione che faccio adesso, che oltre alla diteggiatura nella parte anteriore, mi ripeto e mi scuso se mi ripeto ancora, dobbiamo tenere presente che con il pollice della mano sinistra dobbiamo tenere schiacciato questa leva. Va bene, questa leva più tondeggiante, chiamiamola la leva numero 2. Va bene. Anche per quanto riguarda le due note che vediamo oggi, cioè il Si 4 e il Do 5, tenete presente che l'indicazione che il pollice della mano sinistra deve andare a premere e quindi a muovere questa leva che voi vedete premendola va a chiudere, vedete? Vede, non so se si vede, adesso sta libera, io invece la premo qui sul col pollice della mano sinistra e si muove questa leva qui e va a chiudere, va a mettere queste leve in questa posizione, va bene? In particolare, chiude. Queste va a chiudere, queste qui, va ad abbassare questa, anche questa si abbassa ma non viene chiusa, abbassa questa chiude, questo è un anello, è un ring, dicono in inglese, e questo invece è un tappo, chiude questi due fori, abbassa queste due leve, questa qui rimane sollevata e poi nel caso va abbassata con il dito indice e questo anello. Questo ring nel caso va tappato con il polpastrello del dito medio. Va bene, fatta questa precisazione per quanto riguarda le note Si 4 e Do 5, la estendiamo questa precisazione alle note di cui abbiamo visto la diteggiatura nei video precedenti dei giorni scorsi. Allora, ritorniamo alla nota Si, semplice da suonare, in quanto, ricordiamoci, leva numero 2 premuta con il pollice della mano sinistra e indice della mano sinistra che va a chiudere, qui siamo, ecco, sì, mi sbagliavo, qui va a chiudere questo tappo qui, il primo dei tre fori della parte superiore dell'oboe. Allora, sentiamo la nota Si, Si 4. Va bene. Adesso saliamo di mezzo tono e vediamo la nota Do 5. Ancora siamo in qualcosa di facile. Quindi, come la nota Si, chiudiamo questi due fori, quello di retro della leva numero 2 e quel foro anteriore
il primo dei tre fori, e poi con il dito, col papastrello del dito indice della mano destra, chiudiamo il foro, il primo dei tre fori, sulla parte inferiore dell'oboe. Sentiamo la nota do 5. Qui la macchinetta la dà da buone tanto la nota Si 4 che la nota Do 5. Però c'è da fare una precisazione. Nella tabella delle posizioni che ho scaricato da internet, per quanto riguarda la nota Do 5, trovo scritto e la leggo, è in inglese, quanto è indicato, è una posizione alternativa per suonare la nota Do 5. Allora, c'è scritto che si può, per quanto riguarda la nota Do 5, oltre alla posizione che abbiamo già visto, si possono andare a tappare anche gli altri fori, gli altri due fori sottostanti nella parte inferiore. Per quale motivo? Lo dice in inglese. Maybe left down to facilitate fast passages between C, la lettera C, in inglese indica la nota Do, between C and half whole notes. Va bene, cioè praticamente ci sta dicendo che può essere possibile, diciamo, andare a chiudere questi altri fori sottostanti per facilitare il passaggio tra la nota Do 5 e i mezzi toni, diciamo, successivi, delle note successive, quindi per facilitare il passaggio veloce tra la nota Do 5 e i mezzi toni delle note successive, cioè praticamente Do diesis, poi di seguito Re diesis, eccetera. Va bene. Allora, fermiamoci adesso al Do. Quindi abbiamo detto questa è una indicazione, una prescrizione di una posizione alternativa. Quindi noi andiamo quindi ad eseguire quindi non soltanto i polpastrelli degli indici delle due dita dell'indice, ma anche diciamo una parte inferiore, gli altri due. Sentiamo. Nota Do 5. Ecco, abbiamo eseguito quanto, diciamo, prescritto nella tabella trovata su internet. Grazie per l'attenzione.